Yari e Christer Carrisi, i figli di Albano e Romina Power, sono stati intervistati da Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda giovedì 19 febbraio, quasi tutta dedicata al Festival di Sanremo 2015 con collegamenti da Marsala, città di provenienza del volo. Ma tra un collegamento e l'altro ho catturato l'attenzione all'intervista ai figli della coppia. Yari, secondogenito nato nel 1973 e Christelle, terza figlia nata nel 1985. Il primo rivela l'emozione di Romina nel tornare sul palco dell'Ariston così importante per loro, nel rilasciare le dichiarazioni sopraggiunge proprio una telefonata di Romina alla quale non risponde, ecco, è proprio lei che mi sta chiamando, si limiterà a dire. Si è divertita come una bambina, è stato bellissimo. Lei sta finalmente tornando sul palco, è uno dei vari passi che sta facendo per riaffacciarsi. Un momento che dovevano alla loro carriera, così si può sintetizzare il breve intervento di Christelle, sorridente e bellissima, che quasi sembra sua sorella Elenia, primogenita scomparsa nel 1994. Ho sentito un entusiasmo che non avevo mai sentito prima, deve essere la magia di Sanremo. Magari avranno anche affrontato palcoscenici tra virgolette più grandi e importanti, ma Sanremo resta qualcosa che ha un valore effettivo particolare. Era un momento che dovevano alla loro carriera, risalire su quel palco. A Sanremo 24 anni dopo, erano 20 anni che la coppia non si esibiva pubblicamente insieme, ad esclusione del concerto russo. L'ultima volta fu proprio nel 1991 quando al festival ci arrivarono con Oggi Sposi, concludendo all'ottavo posto. Come va, va, come va? Tutto ok, tutto ok. Hanno esordito così per un ingresso trionfale, la canzone Cara Terra Mia, ed un medley composto da Ci Sarai Felicità, grandissimo successo dei due. Applausi a scena aperta, anche se i rapporti tra i due sono apparsi un po' freddini. Chi se ne frega.